L'esperienza è quella formazione che possono vantare decine di migliaia di docenti in questo paese e che adesso sono lasciati al loro destino da questo governo. Oltretutto, si è parlato di situazioni ingiuste prima. Ecco, la situazione ingiusta è che nel corso di 15 anni sono stati effettuati nel nostro paese solamente due concorsi e che dalla chiusura delle graduatorie ad esaurimento avvenuta nel 2006 nessun canale di reclutamento alternativo è stato istituito. Quindi la verità è che si sta compiendo una grandissima discriminazione tra docenti abilitati in maniera diversa. Concluda. Ma è anche vero che questi percorsi di abilitazione sono stati istituiti dai governi che si sono succeduti e che quindi risultano equivalenti. Perché si sta trasgredendo un diritto fondamentale. Grazie. A titolo personale, onorevole Parentela. Grazie Presidente. Dunque, noi qua, mi pare di capire che questo governo, con questa riforma, cerca in tutti i modi di scontentare tutti. Praticamente ci sono quelli che verranno assunti e quindi verranno usati come pedine. No, perché saranno appunto chiamati in maniera diretta dai dirigenti, tra l'altro con un contratto che non li metterà in condizione, che li metterà appunto in condizione di disparità rispetto agli altri docenti di ruolo, e poi ci sono quelli lasciati fuori, che sarebbero appunto gli abilitati, che avrebbero tutto il diritto di essere assunti e invece continueranno a fare il loro ruolo purtroppo di precari. Inoltre Renzi non riesce neanche a eliminare la cosiddetta supplentite, ovvero come aveva annunciato durante la campagna elettorale. E infatti non assume chi realmente andrebbe assunto. Il prossimo anno continueremo ad avere 70.000 supplenze. E questo ovviamente chi ce ne rimette? Ce ne rimetteranno gli studenti che non avranno quella continuità Grazie. Didattica necessaria per il loro apprendimento. Grazie. Complimenti. A titolo per... Cotto insistere nel... l'onorevole Madia e dell'onorevole Padua. Un altro tipo di scuola, lontano, mille miglia da quella che era la scuola che la sinistra o comunque i democratici hanno concepito in questi 30-40 anni post-repubblicani. Poi è cominciata una parabola discendente. Io che ho avuto l'avventura di insegnare nel 1970, so che le cose sono, ho vissuto questa parabola. I supplenti era una cosa rara, che avevano lo stipendio assicurato per tutto l'anno, poi ho scoperto che a passare degli anni i supplenti sono diventati una cosa veramente precaria. Avendo loro approvato già nel campo privato la precarizzazione, questa legge non è altro che una prima breccia per arrivare ulteriormente a concepire una scuola Grazie. Del tutto diversa, precaria.